Sei presenti, la seduta è valida. Buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri, buonasera ai cittadini che ci onorano della loro presenza. Iniziamo la nostra seduta come di consueto con gli interventi dei cittadini. Ho iscritto a parlare il signor Stefano Morara e nello stesso modulo, sullo stesso argomento, Luis Edoardo Florian, relativamente alla situazione lavori Palazzina via Iseo. Sì, buongiorno, scusate, sono Stefano Morara, presidente dell'associazione Civitas Virtus, che assieme ad altre associazioni della zona, l'associazione Seido Campo Liu Dojo Milano, le vie del C, amatori rugby Ria Laffori, Funakoshi Club, ASD, Il Cerchio, Moodstar, Spazio Giovani Abitare, abbiamo intenzione di presentare questo documento e di fare un intervento sulla questione del palazzetto di via Iseo. Faccio una breve cronistoria. 3 anni fa, proprio nell'ottobre del 2011, il palazzetto è stato dotato, c'è stato un attentato gravissimo, doloso, di presunta origine mafiosa. E a tutt'oggi la situazione rimane sostanzialmente, per quanto riguarda il palazzetto, allo stesso stato di cose. Dopo un anno circa, nel 2012, proprio qui, organizzato a Villa Litta dal Consiglio di Zona, l'assessore Bisconti aveva assicurato per l'inverno 13-14 il pieno ripristino della struttura, presenti molti dei consiglieri qui presenti e alcuni cittadini, assicurando appunto la speditezza dei lavori e chiedendo di essere giudicata per quello che effettivamente avrebbe fatto. Quello che è successo è che nel 2013 è stato dato atto di una serie di lavori nella parte esterna, ma il palazzetto è rimasto sostanzialmente allo stato attuale e allo stato appunto dopo l'attentato. I lavori per il palazzetto sono cominciati nel gennaio di quest'anno, solo nell'aprile si è verificato che la ditta non aveva fatto nulla e non aveva proseguito nessun tipo di lavoro, interrotto l'appalto, è stata data la data di esecuzione alla seconda ditta del bando, che ha ricevuto le chiavi del cantiere giusto appena qualche settimana fa. Ora, data la situazione, e cioè nonostante questa amministrazione si sia contraddistinta fin dall'inizio per un'attenzione veramente notevole alla problematica dell'infiltrazione della mafia a Milano, è stata la prima amministrazione che ha costituito la commissione consigliare antimafia, ha costituito un comitato antimafia che stanno operando in maniera veramente notevole. Nonostante questo, quello che è successo sul palazzetto Iseo, il più grave attentato di presunta origine mafiosa a Milano, è lo stato attuale delle cose, cioè nulla sulla parte più centrale, e cioè il palazzetto stesso. Ora, questo è gravissimo anche in vista del fatto che tra pochi mesi avremo l'Expo, e quel palazzetto è situato lungo una delle principali direttive di entrata, di ingresso della città. Ora, a parte i giudizi sull'operato dell'assessorato di Milano Sport, che non è questa la sede per strinsecare e che verranno poi dati dagli elettori in sede opportuna, quello che ci interessa è ottenere dei risultati. Allora, le nostre associazioni hanno deciso di attuare una serie di misure di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di relativa pubblicizzazione, con tutti i mezzi che noi riusciremo ad ottenere, per evidenziare come stanno procedendo il lavoro. Questo con spirito costruttivo, perché non ci interessa mandare in cattiva luce l'amministrazione, a noi interessano ottenere i risultati, questo è quello che ci interessa. In questo senso, chiediamo al Consiglio di Zona, per quanto sta alle sue competenze, a parte di conoscere tutta la serie di procedure e di questioni che hanno portato alla situazione attuale, quindi come è stato sviluppato il bando, i soldi spesi, eccetera, ma soprattutto
data la notevole attenzione del Consiglio di zona su queste problematiche che noi stessi abbiamo sperimentato in prima persona, anche proprio sull'Iseo, perché ci siamo sempre trovati accompagnati dal Consiglio di zona e anche dalla Commissione Sport del Consiglio di zona, che sappiamo essere molto attiva su questo argomento, chiediamo al Consiglio di zona se vuole accompagnarci in questo processo, per esempio istituendo un tavolo, è un esempio, però questo sarà poi all'autonomia del Consiglio di zona deciderlo, istituendo un tavolo congiunto con assessore e queste associazioni in maniera tale da proseguire insieme un monitoraggio costante che deve avere, chiudo, lo scopo di assicurare, di costringere al massimo dell'impegno, al di là dei roboanti messaggi che sono stati finora dati da Visconti e da Barletta, di assicurare effettivamente i risultati e non chiacchiere, perché sennò Milano fa una figura veramente che è meglio non menzionare. Quindi, in senso costruttivo, chiediamo se il Consiglio di zona ci vuole accompagnare in questo senso. Chiediamo una risposta scritta su questo argomento, abbiamo dato l'indirizzo mail e ci auguriamo che costruttivamente tutti quanti, quindi maggioranza, opposizione, è un interesse della cittadinanza tutta riuscire a risolvere questa questione. Grazie. Grazie signor Morara. Non ho altri cittadini iscritti a parlare. Una comunicazione di servizio, ricordo a tutti i consiglieri che domani scadono i pass, quindi chi ne ha fatto richiesta deve riconsegnare quello vecchio in modo tale che possa poi attivarsi la pratica di preparazione di quello nuovo. Consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera ai cittadini. Allora, io vorrei iniziare il mio intervento, che sarà, spero, breve, perché poi stringerò i tempi verso la fine. Voglio leggere ai consiglieri e anche a lei la lettera che ho inviato al sindaco Pisapia riguardo la scritta, il murales che è stato realizzato in via Graziano Imperatore e Maiorana. Sì, sui muri delle case popolari di Graziano Imperatore che affaccia su via Maiorana. Grazie consigliere Bina. Egregio signor sindaco di Milano, avvocato Giuliano Pisapia, mi permetto di scriverle riguardo